Ciao a tutte! Allora, questo sarà un Get Ready With Me. È un sacco che non ne faccio. È un, come al solito, un Get Ready veramente molto molto semplice, molto basic. Come vedete, il trucco è questo, quindi non mi sono inventata niente di nuovo. Però volevo farvi vedere e provare insieme a voi alcuni prodotti. Mi sono arrivate delle cose da Kiko. Parte di queste le sto utilizzando da un bel po', infatti lo dico nel video. Un'altra parte sono nuove, quindi volevo mostrarvi più che altro come sono i colori e insomma le prime impressioni. Una parte delle cose che mi sono state inviate le ho tenute da parte. Quindi questo video sarà anche una scusa per premiarvi in qualche modo. Basterà lasciare un commento sotto questo video, non è necessario come al solito che siate iscritti al canale. E niente, io spero insomma che vi possa far piacere. Ve li faccio vedere velocemente, anche se probabilmente aggiungerò qualcos'altro. C'è un ombretto in crema di questo color verde acqua, una specie di turchese. È il numero 106 della collezione Jeans Boulevard, Denim Boulevard, vabbè, non mi ricordo. Poi uno smalto color denim, appunto, blu, e la palettina con i 4-5 ombretti. Si chiama 03 Grunge Couture. Una crema viso che appunto all'interno ha tipo delle pagliuzze, una crema viso illuminante. Dunque, la vincitrice sarà una, verrà estratta in modalità totalmente random. Vi basterà, come vi ho detto, lasciare un commento qui sotto al video. Non è necessario essere iscritte, mettere mi piace al video, certo se lo fate mi fa soltanto piacere, però non è necessario. E basta, la durata è di una settimana dal momento in cui vedete questo video online al momento in cui io scriverò sotto nei commenti. È terminato il tempo per commentare o qualcosa di simile. Vi contatterò personalmente, cioè contatterò la vincitrice personalmente perché è una cosa che sono abituata a fare, lo faccio sempre, così almeno abbiamo appunto un contatto diretto immediato, non ci sono appunto casini o comunque disguidi nel caso in cui una non legga uno status su Facebook o piuttosto che su Twitter o Instagram, eccetera. Io vi mando un bacio, spero che il video vi piaccia, spero che i premi vi piacciono. Altrimenti pazienza e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, applico il correttore. Uso questo, l'anti-age della Maybelline. Allora, questo correttore mi piace tantissimo perché è comodissimo da usare. Sembra che non si sprechi prodotto perché comunque si pulisce benissimo il flaconcino ogni volta che appunto girate la ghiera e va sul prodotto. Però purtroppo ho comprato il colore sbagliato. Io avevo già provato lo stesso prodotto nella colorazione più chiara. E era perfetto. Questo qui è nella colorazione, mi sembra 02 nude, e è in quella un po' più scura. E sinceramente, non si adatta molto bene non si adatta molto bene alle mie occhiaie. Visto che la colorazione è troppo scura per le mie occhiaie e per il mio incarnato, applico sopra questo correttore qui, il Match Perfection della Rimmel, che è un correttore veramente molto molto blando, non mi piace per niente, però comunque devo finirlo e quindi niente, ce lo facciamo piacere. Questo è nella colorazione 030 Classic Beige ed è veramente molto molto chiaro. Il colore è, insomma, si adatterebbe benissimo al mio incarnato, però ecco, è veramente un correttore, boh, un po' all'acqua di rose, non mi piace molto. Però ecco, lo sto utilizzando proprio perché devo finirlo. Sto utilizzando ancora questo fondotinta della Wycon che finirà nel 2027 probabilmente.
fondotinta in, appunto, in polvere libera. Abbastanza buono, sì. Mi piace, insomma. Però comunque pur sempre in polvere libera, quindi media, cioè poco coprente, comunque molto poco coprente, leggero, niente da dire. Ho messo a fare il riso pilaf, il salto di palo in frasca proprio. Sì, l'ho mangiato il riso pilaf. A me piace tantissimo, l'ho scoperto anni e anni fa, il primo periodo veramente lo facevo di continuo, di continuo. Teoricamente sarebbe un secondo, cioè no, scusatemi, sarebbe un contorno, magari da abbinare ad un'altra portata, però io lo mangio sempre come fosse un primo, me ne faccio dei piatti allucinanti. Poi fondamentalmente la ricetta che ho io, cioè comunque che faccio io, è molto semplice, nel senso basta brodo vegetale, cipolle e riso. È un po' poco digeribile, devo dire la verità. Come cipria uso ancora questa della Wycon, cipria semplice nella colorazione 02. È un pochino scuretta, però io ho questo continuo problema e dilemma delle colorazioni di fondotinta, cipria, eccetera. La prima colorazione è troppo chiara, troppo rosata. Oh mio Dio, mi sto facendo nuova. La prima colorazione, cioè nel senso, la prima tonalità è troppo chiara, generalmente è troppo troppo rosata. La seconda è un filino troppo scura e spesso infatti compro le cose nelle prime due colorazioni. Sia fondotinta, no, la cipria no, però il fondotinta ogni tanto compro anche due colorazioni per miscelarle insieme, però ecco, è un po' una scocciatura. Sugli occhi vado a fare un trucco veramente ultra basic, proprio un trucco dei miei. Uso la palettina Pop Art. Io ho la numero 006 ed è quella con tutti i colori nude. Vi faccio vedere poi piano piano i colori che userò. Allora, nell'angolo interno dell'occhio uso questi due. Oddio, ce la farò? Questi due, non i primi due. Il terzo e il quarto. E diciamo che generalmente li mischio un po' insieme. Li applico un po' qui all'angolo interno. Molto delicatamente. Uso una miscela di questi, questo e questo di fianco, per iniziare a fare a sottolineare la piega dell'occhio. Mi serviva una palettina comoda, pratica, da poter utilizzare appunto per fare unicamente trucchi matte. E niente, che fosse appunto compatta e non dispendiosa. Diciamo che questa è un buon compromesso. Gli ombretti tutto sommato non sono male, certo, non sono a livello della Naked, però comunque ci possiamo accontentare. E poi secondo me è proprio perfetta, ha una dimensione perfetta da portare in giro, sia che siete abituati ad avere magari un mini beauty in borsa, sia da portare in viaggio, eccetera. Insomma, è comodissima, la trovo veramente molto molto comoda. Sto utilizzando anche altri colori, ho messo un po' di questo qui e adesso intensificherò con questo. Soltanto diciamo nell'angolo esterno. Come vedete faccio tutto con questo pennellino, che potrebbe sembrarvi un pennellino sfigato, è quello infatti di H&M, costa veramente una sciocchezza, costa 1,95 euro tipo. E io questo ce l'ho forse da 4 anni, non vorrei dire, sì, ce l'ho da 4 anni probabilmente, e vi dico la verità,
Sì, ecco, non è come appena comprato, però ecco, insomma, è durato 4 anni, calcolate che è costato soltanto 2 euro, quindi fate voi. Mascara, sto usando questo della Shaka, si chiama Swamp Your Lashes, è un mascara effetto volume, cioè un mascara per volumizzante con effetto ciglia finte. Lo sto utilizzando da varie settimane e devo dire la verità, non è niente niente male, ha un prezzo molto contenuto, costerà, che so, più o meno 4 euro, credo che sia al di sotto dei 5 euro. Però l'effetto mi piace veramente tanto. Per le sopracciglia uso la matita doppia di Deborah. Io ho la colorazione più chiara, l'ho presa appositamente perché ho schiarito leggermente i capelli. Sto cercando di farli ramati. Sto usando la CC Cream adesso. Sto cercando di farli ramati, quindi ho preso questa colorazione più chiara proprio per non dare un contrasto troppo netto tra il castano scuro delle sopracciglia e poi i capelli vagamente ramati. Non sono proprio ramati, però ecco, sotto la luce un po' è abbastanza visibile. Un attimino, giusto un punto luce qui sotto. Blush in crema, metto questo qui che è il 103 Heavy Honeysuckle della Kiko. Questo è della collezione Boulevard, Jeans Boulevard tipo, e ne metto un pochino. Lo sto usando da un bel po', quindi diciamo che ne ho un'idea ben precisa, magari ve ne parlo in un video, insomma, apposta di preferiti. Sopra il blush in crema metto un altro blush di Kiko. Questo è un blush compatto ed è della collezione Life in Rio. Si chiama 04 Atlantic Camellia. Ed è appunto fatto così, a metà una parte appunto rosa e quest'altra parte che tende un po' al violaceo, cioè un po' di celeste. Ne prendo un pochettino da entrambe le parti e lo applico con questo pennello qui che è sempre di Kiko e è fantastico. Lo sto utilizzando da pochissimi giorni, ma lo trovo veramente risolutivo. Perché non dovete stare lì a prendere le misure per applicare il blush, ma praticamente ha proprio la forma dello zigomo. È facilissimo applicare il blush con questo. E poi da quest'altro lato, come vedete, ha proprio anche la parte per il fondotinta. Allora, visto che i blush sono un po' troppo rosati entrambi, metto un po' di terra sotto per stemperare il colore eccessivamente rosato dei blush e applico questa che è sempre della collezione Life in Rio, il numero 200 Warm Melange. È un colore molto bello, molto naturale, luminoso ma non brillantinato. Io non sopporto molto le terre brillantinate o la metto proprio con questo pennello che è. Chiamarlo pennello è veramente un insulto, però mi serve quando devo fare cose molto molto leggere, quando non ho bisogno di tanto prodotto. E infine sulle labbra applico il mio classico rossetto di quando voglio avere un rossetto, però non voglio che sia troppo evidente. È questo rossettino qui della Debbie, il numero 69 Velvet Nude. Ce l'ho da un sacco e forse è il rossetto che uso di più in assoluto.
E niente, questo qui è il risultato finito, è un trucco veramente molto 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 naturale, più che altro volevo farvi vedere un po' come risultavano appunto i prodotti applicati materialmente. Io adesso vado a controllare il riso, ci vediamo al prossimo video, speriamo presto e alla prossima, ciao!